sabato piovoso, di quelli che avresti voglia di fare qualcosa, visto che sei in casa, magari fino all'ora di cena siamo in casa, abbiamo voglia di fare qualcosa. E qualcosa che possiamo fare di molto molto utile per noi stessi è quello che vi ripeto tante volte. Riordiniamo, ma non magari quel riordinare, stare sempre lì a pulire la casa, che magari ci annoia, l'abbiamo già fatta, abbiamo finito, abbiamo ancora voglia. Dobbiamo fare un buon decluttering. Quello che sentiamo, quel bisogno di raggiungere un ordine maggiore, di essere ancora più rilassati a casa nostra, di non sentirci bombardati a destra e a sinistra da cose che riempiono tutto lo spazio, riempiono anche di conseguenza il nostro tempo. È quella piccola smania che sentiamo dentro di dire è arrivato il momento di fare un cambiamento, di buttare via, lasciare andare veramente le cose inutili che appesantiscono la nostra casa. Io questo discorso l'ho fatto con voi altre volte perché adesso sì, è un discorso che in realtà quando tu parli con le persone parli di decluttering, parli di un obiettivo che ti sei dato, magari per Natale voglio aver sistemato tutta la zona giorno di casa mia, voglio aver buttato il superfluo, voglio avere l'essenziale, quello che davvero mi serve. E poi tutti ti dicono sì, sono d'accordo, effettivamente è così, anch'io lo faccio, non conservo niente di inutile, tengo solo quello che mi è necessario. Poi anche una come me, che è stata anche tra virgolette un po' costretta a farlo perché ho fatto un trasloco di recente, ho cambiato casa a giugno e sono passata da un appartamento un po' più grande a uno un po' più piccolo, quindi ho dovuto per forza di cose ridurre delle cianfrusaglie che avevo in casa e nonostante questo, proprio perché questo meccanismo è iniziato, questo di riordinare, nonostante questo io ho ancora tantissime cose che non sono necessarie. E quando ci prende questa voglia di mettere le mani su un ambiente, di riordinarlo, non dobbiamo avere un progetto eccessivamente ambizioso, tipo oggi tutta la cucina. No, è impossibile. Andiamo proprio sportello sportello. Piccoli obiettivi, ma vediamo davvero la differenza. E io se apro uno sportello a caso, mi ritrovo con un mare di cose che non sono necessarie, tipo questi due barattolini di vetro con il coperchio che stanno qui. Sicuramente stanno meglio nella pattumiera. Poi vabbè, ho 2500 formati di anfore, bicchieri, tipo questi bicchieri qui, perché poi dopo è un discorso che va fatto un po' seriamente, no? A dire sì, io faccio decluttering. Questi bicchieri qui, li ho comprati o me l'hanno regalati? Non me lo ricordo. Comunque, non li ho mai usati. Sono grandi, però in realtà o si sono rotti o non mi ricordo, non ne sono neanche tantissimi. Io non credo che li userò mai. Non ci stanno più. Non credo che li userò mai. Ma adesso, come a casa mia ci stanno questi, a casa vostra ce ne stanno altri. I bicchieri che non avete usato mai o avete usato una volta 10 anni fa, non servono. Questi vanno nel vetro. Quando facciamo la differenziata, questi vanno nel vetro. Anforette da mezzo litro, quando uno ce n'ha una, due, tre, è difficile che apparecchieremo una tavola di 10 metri che ci serviranno 10 anforette. Quindi anche queste, teniamocela meglio. Quella fatta un po' meglio, quella più resistente, teniamoci quella. Non abbiamo bisogno di 200 anforette. Facciamo un po' di decluttering, facciamolo zona a zona. Anche oggi decidiamo di buttare via pochissimo,
poi dopo dove guardi trovi cose da buttare via, tipo questa bottiglietta qui, che sicuramente qui c'era la colatura d'Alice, sicuro, sicuro. Adesso non c'è più, sicuramente l'ho lavata pensando che un giorno ci avrei messo qualcosa, adesso va nella pattumiera. E già è un pochino più libero. Adesso poi fuori dal video che sto facendo, riordinerò, farò carino, pulirò, metterò carino e sarò soddisfatta. Intanto qualcosina ho buttato via e ce n'era bisogno, ce n'è bisogno in ogni angolo della casa. E il mio obiettivo è quello, per Natale, di essermi liberata di un sacco di cianfrusaglio che ancora ho in giro.